zona piena di tutele così se possa far domande, non voglio neanche a farne perdere tempo, hai capito? Siamo io e la collega, io sono Valentinotti, la collega Brida per conto dello sportello unico dei mani libri. Praticamente noi siamo noi che seguiamo il procedimento in questa fase, diciamo così. Vi faccio un attimo un escurso di quelli che sono i dati principali del progetto che è entrato sul board. Vi dico già adesso che verrà probabilmente riprogettato e consegnato un progetto depotenziato rispetto a quello che è stato consegnato sul board. Nel progetto consegnato avevamo una portata di rispetto, quindi una portata d'acqua che veniva rilasciata all'opera di presa sul Tenias di 180 litri al secondo. È la prima volta che capita questa cosa, un po' di confusione tra questo progetto presentato e quello ipotetico futuro. Oggi assolutamente guardiamo solo esclusivamente quello che è stato pubblicato. Allora parliamo di quello, non si capisce. Detto di non citare. Anche per capire un'ultima cosa, cioè la ditta può depotenziare il progetto senza ripresentare domanda? No. Parliamo di quello di oggi, poi in caso ripresenterà una nuova domanda e farà un progetto, come dire, migliore dal loro punto di vista, però sarà tutta un'altra cosa. Infatti io avevo detto di accennare se voleva che c'era la possibilità di presentare un nuovo progetto depotenziato, però sì, ovviamente oggi siamo qui. Cioè quello progetto viene fatta domanda, pubblicata sul VUR, nuovo sopralluogo e così, oppure viene, come dire, cambiato in itinere? E in quel caso lì bisognerà verificare se le varianti che la nuova progettazione da introdurre sono varianti sostanziali, ritenute sostanziali oppure non sostanziali al progetto. Se non parliamo adesso del progetto depotenziato, se avremo occasione di riparlarne oppure se andrà avanti d'ufficio, perché verranno modificati sostanzialmente i dati della richiesta e quindi, come dire, verrà cambiato in corso d'opera e noi non ci rivedremo più con il progetto. Ripeto, sarà l'ufficio che, come l'ho appena detto, che valuterà se le varianti che sono state introdotte, nel senso di quanto previsto dal testo unico, sono sostanziali oppure non sostanziali. Nel caso in cui vengano ritenute non sostanziali, non viene rifatta sostanzialmente la procedura, quindi non viene fatta una pubblicazione, ripubblicato, però ovviamente tutti gli step che ci sono, quindi le conferenze di servizi rimangono ovviamente inalterate, tutto rimane. Avrete un'idea che se un cambio di portata di queste dimensioni sia da considerare una variante sostanziale oppure questa è una decisione opinabile? Ripeto, bisogna, appunto, l'ufficio valuterà una volta che abbiamo il progetto in mano, non possiamo fare delle ipotesi così del tutto ipotetiche, cioè solo su una proposta presentata tra l'altro verbalmente e non su un'istanza. Calcola del rilascio della portata minima, che prima era di 182 litri al secondo, forse aveva fatto anche un'osservazione la volta precedente, era stato calcolato in base alla letteratura, non era stato calcolato in base ad uno studio puntuale. Come mai adesso i 180 litri diventano 520 in base a che cosa? In base ad uno studio effettivo oppure sempre in base all'ampiezza del bacino ambrifero? Lascio rispondere ovviamente la domanda. Il calcolo per normativa abbiamo i 180 litri al secondo, poi la scelta nostra è il fatto di rilasciare di più. La valle, no? Che ha un fondo, un substrato ghiaioso di oltre 150 metri, no? Perciò vorrei sapere se questi 180 litri o questi 520 litri, no, riescono ad arrivare da Col di Bra a San Lucano. Cioè, vorrei avere uno studio preciso, cioè uno studio idraulico. In questo senso, no? Non sapere solo la pieza del bacino ebrifero che mi dice a tot chilometri quadrati e da quello si parte per un rilascio minimo di tale. E allora questo emendamento regionale del 3 maggio, l'altro ieri, diciamo, no? se viene tenuto conto che siamo appunto in un sito di alta valenza ambientale e paesaggistica,
e se questi nuovi impianti idroelettrici possono essere costruiti o non possono essere costruiti. Allora, sì, bisogna vedere se la cosa è una valenza retroattiva. Ecco, se è una valenza retroattiva. Siccome voi ancora siete partiti con i lavori, sarà comunque vostro carico a fare questa interpellanza in regione affinché questa legge non sia, sia retroattiva, perché per farsi i suoi soldi, per prendere gli incentivi europei, che senza quelli la centralina non la farebbe, perché dal punto di vista economico sappiamo benissimo che non gli conviene farla. Se lo prendessi i soldi nostri, perché dopo alla fine i soldi li trovo sulle nostre bollette ancora, quindi noi la paghiamo due volte, la paghiamo quel territorio e la pagheremo sulla bolletta nostra. È mai stato fatto? Perché poi quando si parla di queste cose qua, loro conti economici ne avranno anche fatti, no? Ma insomma, privati che vengono e ti portano via qualcosa per guadagno loro, punto e basta. Dovrebbe esserci anche a livello di studio un'analisi di quali sono i tornaconti per la zona, se c'è un ritorno. Cioè, potremmo investire sui turisti che verranno a vedere la splendida opera di presa o no? Perché questo alla fine è quello che interessa. Cioè, voi prendete cosa pubblica per interessi privati senza che ci sia un ritorno vero. Ecco, questa è la verità. Oltretutto si sta lavorando anche, poi lo chiederei ai signori dell'ARPA, c'è la direttiva, la 60, no? Che dice che bisognerebbe valutare anche qual è lo stato delle acque dal punto di vista. Questo è stato fatto o non è ancora stato fatto? Da quello che so io non è stato fatto, quindi stiamo anticipando molto probabilmente delle autorizzazioni su delle cose che non sono ancora chiare. Cosa faremo poi se salta fuori che l'acqua in quel punto lì è di stato elevato? Quindi dove la direttiva 60 prevede che non ci possa essere un peggioramento delle acque. Se viene fuori questo, cosa succederà? Voi ve ne andrete, vi porterete via tutti, farete come in Valle del Mis, che sono passati 6 mesi e ancora non è stato disposto il ripristino delle zone che erano state abusivamente malmenate, malmesse dall'impresa. Queste sono le cose che la gente ha bisogno di sentire. E qui bisognerebbe anche cominciare, e la gente avrebbe bisogno di sapere che ci sono sì persone pagate per dare le autorizzazioni, ma è giusto che queste persone paghino se le autorizzazioni le danno che non sono giuste. Poi, che poi non è la regione, non è l'ente che dà, ci sono i funzionari all'interno di questo ente che danno. E chiedo alle persone che stiano attenti, che vedano anche al momento opportuno se le cose saltano, che saltino anche le teste, ma non con una promozione a miglior posto. Siamo una piccola società, non c'è dietro nessuno, non siamo lo scudo di nessuno, ma siamo solo 4 soci, cioè non siamo una multinazionale, siamo una piccola società che ha chiesto 2 concessioni, la signora lo sa, in Veneto, e ha una richiesta in Emilia Romagna e basta. Noi siamo una piccola società, quindi quello che volevo dire a tutti, e che comunque ha già accennato lui, intanto che non è che dobbiamo fare come le multinazionali, che a tutti i costi, per ragioni economiche e finanziarie, dobbiamo per forza farla. Quindi non siamo certo qua, siamo qua intanto di persona ovviamente, quindi voglio dire, non siamo la multinazionale che viene qua, che espropria, non siamo proprio assolutamente persone di questo tipo. È inutile, non era possibile presentare il nuovo progetto di potenziato in questa sede, però visto che comunque iniziava una discussione che in questo momento penso che sia assolutamente superflua, perché in realtà di questo progetto noi sicuramente non porteremo avanti, ma se lo porteremo sarà un nuovo progetto di potenziato. Ci sono le piccole società che arrivano, si fanno l'onere di fare un progetto, di venire qui e mostrare la faccia, poi quando hanno in mano le autorizzazioni si vendono l'autorizzazione alla grande società che poi arriva, no? Intanto questi si portano via senza piantare un chiodo, magari 3, 4 milioni, 5 milioni, quello che è, insomma, in base a quello che è la produttività.
Sindaco, la posizione del comune e dei cittadini è ferrea, la centralina non si deve fare. Sì, la posizione del comune e dell'amministrazione chiaramente è assolutamente contraria a questo impianto, alla domanda, ha fatto le dovute opposizioni e osservazioni e mi pare che lo vediate anche voi che è assurdo, è impossibile, è assolutamente contro natura mettersi a far centrare di questa valle. Quello che ci è rimasto ci serve a noi per vivere, per quelli del paese, per il turismo e per tutto. Beh, ci siamo ritrovati oggi a Pergon con tutta questa gente per fare il sopralluogo di questo nuovo impianto idroelettrico da parte di una società di Ivrea che vogliono fare un'opera di presa sulla confluenza dei torrenti Tegnasse e Bordina, attraversare metà valle con una condotta forzata e fare una centrale, una nuova centrale idroelettrica in prossimità della chiesa di San Lucano. Quindi oggi siamo venuti qui per manifestare la nostra contrarietà affinché questo progetto venga accantonato. Questa è una delle più belle valli dolomitiche perché ha questi due colossi, il Monte Agnier e le Pale di San Lucano, che sono di una bellezza, di una rarità qui nelle nostre valli dolomitiche. E perciò dovrebbe essere sfruttata questa valle dal punto di vista sicuramente turistico e non sfruttata dal punto di vista economico facendo nuove centrali idroelettriche. Siamo con Fabio del bacino di pesca numero 9 al termine del sopralluogo in Balsa Lucano sul fiume Tegnesse, dove la ditta Armonia vuole costruire l'ennesima centralina per la produzione idroelettrica. Fabio, qual è l'impatto ambientale di un impianto di questo tipo? Oggi, 14 maggio, giorno di San Vittore, siamo venuti numerosi appunto sul Tegnas per portare le nostre conoscenze come pescatori. Parlo quindi a nome del Mosca Club Valbelluna e del bacino di pesca numero 9 come consigliere. Noi pescatori siamo sui torrenti con un patrimonio di conoscenze da anni e possiamo capire e ben valutare gli impatti che questi progetti e queste opere possono avere su un habitat che si è costruito nei millenni, è un habitat tutelato da numerose normative e che è stato successivamente e negli anni analizzato fino a produrre una mole di conoscenze scientifiche in grado di dire ciò che noi pescatori nella nostra frequentazione in maniera forse un po' empirica sosteniamo da anni. Il deflusso minimo vitale, così come oggi viene calcolato e considerato nella regione Veneto, non è una grandezza tale da garantire la salvaguardia di questi ambienti e di questi habitat, né dal punto di vista geomorfologico né dal punto di vista della vita bentonica e dei vertebrati. In particolare sono importanti anche per una questione di sicurezza civile le modificazioni che si vanno a creare dal punto di vista morfologico all'alveo dei torrenti per quanto riguarda la disposizione delle ghiaie e successivamente la copertura arborea e vegetale, per andare quindi su realtà di questo tipo a creare delle vere e proprie bombe ecologiche in grado di essere molto pericolose in successivi momenti di elevate precipitazioni. Inoltre le trasformazioni che noi inizialmente possiamo vedere in una diminuzione di acqua non sono tutte valutabili e misurabili come può essere l'effetto cumulativo sulla vita anche microbentonica del torrente, in grado quindi di far parte di una catena alimentare più grande
e quindi garantire una biodiversità di una catena molto complessa. Come pescatori quindi non possiamo che essere contrari a questo tipo di opere e ricordare che una grandezza scarsamente misurabile ma fondamentale per la qualità di vita delle persone è anche la bellezza degli ambienti in cui viviamo. Grazie Fabio.